Perché hai scritto Libera di guarire? Ho scritto Libera di guarire perché l'obiettivo è aiutare gli altri ed è dare agli altri la possibilità di conoscere un mondo nuovo, probabilmente perché ancora non tutti lo conoscono, che è quello della medicina naturale. È quello che ho utilizzato io per liberarmi dalle varie patologie che avevo ed è quello che si sposa benissimo con la medicina allopatica, con la medicina tradizionale. Quindi si tratta di un libro autobiografico. Si tratta di un libro autobiografico dove racconto tutta la mia vita, dalla nascita fino ad oggi, quindi ho 46 anni, e racconto delle patologie che mi hanno colpito dalla nascita e che purtroppo non si sono mai fermate, cioè ogni anno di crescita qualcosa di nuovo colpiva il mio corpo, fin quando vedrete nel libro cosa accade. Ecco, nella tua vita evidentemente ci sono stati dei traumi, tu li racconti in questo libro. Certo, assolutamente parlo del bullismo che è stato uno dei traumi primari, dei lutti della mia famiglia e della violenza. Io credo che la violenza fisica sia stata il trauma più grande, quello per il quale ho dovuto lavorare veramente tanto, da tutti i punti di vista. Ci sono tante donne che subiscono violenza fisica, verbale, psicologica. E io ne ho subito una serie e credo che quella fisica sia stata determinante nell'acuire una patologia dalla quale, rispetto alla nascita, che è la cistite emorragica. Quindi sono stata colpita nei punti della vescica, nei punti della zona lombare, nei punti renali che hanno fatto sì che questa patologia non mi lasciasse più. Libera di guarire. Libera è legata sicuramente anche a una situazione non solo familiare, ma ambientale che hai vissuto. Libera perché credo che quando sei malato hai perso la libertà. Cioè sei libera nel momento in cui non stai più male. Sicuramente c'è un legame con tutto quello che la mia famiglia ha vissuto negli anni, legato anche all'aspetto calcistico, ma il libera del libro sta proprio nel dire quando non stai male, quando finalmente ti rendi conto che il tuo corpo ha la giusta energia, che tutti i tuoi organi hanno la giusta funzionalità, allora ti senti libero. Perché se sei malato hai perso la libertà di prendere delle scelte. Io ho perso la libertà doppia, sia per un problema proprio fisico dettato dalla cistite, quindi di andare sul motorino, sia per la paura di poter essere aggredita. Ecco, allora immagino quante donne, quanti uomini, quanti bambini, quante persone oggi possano avere delle paure che poi si riflettono sulle funzionalità degli organi. Come sei arrivata alla medicina olistica? Allora, ringrazio mia mamma Valeria perché sin da piccola c'era un dualismo, come racconto nel libro, tra mia mamma e mio papà. Cioè, mio papà era solo uomo di scienza per gli ospedali e invece mia mamma mi portava dal prenoterapista, dall'agopuntore, dal chiropratico e quindi questo dualismo è stato un dualismo che poi ha creato dentro di me la curiosità della crescita. Solo che solo dopo anni ho capito che tutto questo era diventato anche qualcosa che si poteva studiare. Cioè io questo non lo sapevo. E allora sono andata all'estero, mi sono formata e lì la medicina naturale è diventata la mia compagna. Quindi oggi il libro ti fa capire come l'approccio assolutamente dualistico è l'approccio vincente. Farmaco e medicina naturale, cioè un aspetto olistico. Noi dobbiamo pensare a tutto, dobbiamo pensare alle emozioni, dobbiamo pensare alla struttura, dobbiamo pensare all'alimentazione, non possiamo settorializzare il nostro corpo. Noi siamo tutt'uno. Asse, intestino, cervello, no? Quello che noi pensiamo è collegato al nostro cervello enterico. Bisogna trovare l'armonia per mettere insieme tutte queste componenti, che Bisogna poi è il nostro corpo. Chiaro, bisogna trovare anche chi ti aiuta a farlo, perché non sono tanti i professionisti che oggi fanno questo, cioè non sono tante le figure in Italia che cercano di creare anche un collante con i medici. Cioè purtroppo siamo in un momento in cui si pensa che la medicina che una volta veniva chiamata non tradizionale, una medicina diversa, che oggi per me è una medicina complementare in realtà,
Non tanti cercano di fare di creare un cerchio attorno al paziente, di ognuno con la sua capacità, ognuno con la sua specificità, con l'obiettivo di ottenere questo concetto olistico. Quindi io credo che sia estremamente innovativo, ma soprattutto risolutivo, perché non è un approccio di natura estremista. Cioè non vuol dire no farmaco, che così come non vuol dire non discipline bionaturali o bioenergetiche, vuol dire uniamo tutto per stare bene. Quindi un'apertura, un dialogo, un'analisi dettagliata su quello che oggi ti offre il mondo della medicina tradizionale e non soltanto. Chiaro, la consulenza è basata intanto sul conoscere la persona che è di fronte, capire quali sono le sue caratteristiche, parlare, ascoltare, guardare, vedere la fisionomica, quindi che struttura del viso ha, qual è la struttura fisica, è una persona che studia, una persona che gesticola in questo modo, realizziamo la mappa del piede, realizziamo la mappa della mano, e poi ovviamente si capisce dal punto di vista invece della medicina ufficiale quali sono le diagnosi. Allora si mette tutti insieme, sempre con l'aiuto del medico, e si porta a casa il risultato o il gol, visto. Senza spostarci troppo dall'argomento, libera di guarire, che valore dai alla famiglia? Nel primo posto, in assoluto il primo posto, perché i miei figli e mio marito sono probabilmente proprio la forza, cioè coloro che mi hanno permesso di arrivare a tutto questo. Cioè io oggi sto bene e quando mia figlia mi dice sono fiera di te, sono orgogliosa di te e non mi dice mamma perché lavori 16 ore al giorno, vuol dire che commuovendomi ho ottenuto quello che volevo. Perché dovremmo leggere Libera di guarire? Per capire che si può essere liberi, liberi da tutta una serie di schemi e che si può trovare un metodo oggi innovativo per stare bene e trovare probabilmente anche qualcuno che ti prende per mano e ti accompagna. A chi vorresti regalare una copia di Libera di guarire? A tutti i malati. Grazie, buon cammino. Vivendo.